Ciao a tutte ragazze, allora questo è ufficialmente il primo video che registro dopo un altro periodo di assenza, ma ed è anche penso il primo che caricherò dopo questo periodo di assenza, però ne ho registrati altri in precedenza che però devo ancora pubblicare. Adesso mi sto rimettendo un po' in moto col canale con il montaggio del video, con tutto, perché è stato qua il mio ragazzo per 10 giorni, quindi anche lì non ho fatto praticamente niente. Ho montato alcuni video che sono quelli, sono i make-up tutorial di quel progetto di cui vi ho parlato nel mio ultimo video, quello dei preferiti, però ancora devo aspettare a caricarli perché devo aspettare comunque il via da parte loro e cose varie. E poi appunto ho registrato dei video in quella settimana prima che arrivasse il mio ragazzo, quella settimana appena tornata dalle vacanze, c'è stata una settimana in cui sono stata a casa, ho registrato dei video e che caricherò. C'è il video, c'è una make-up review, c'è un video dei, ve l'ho anche scritto nel post su Instagram, c'è un video dei prodotti finiti che io ho registrato veramente mesi fa, tipo forse questa primavera, e non so perché è ancora lì la cartella con i video all'interno, devo ancora montarlo. E quindi c'è ancora questo video dei prodotti finiti che tra un po' registrerò il prossimo. Infatti mi sa che caricherò due video dei prodotti finiti uno dietro l'altro perché ho una busta piena e quindi devo registrarlo di nuovo. Niente, questo qua comunque, bando alle ciance, alle ciance, sì, alle ciance. Questo video qua è il secondo appuntamento della serie I Love Low Cost in collaborazione con Giulia Cova, alla quale mando un grandissimo bacio, saluto. Poi sapete che con lei ho frequentato la scuola di make-up, quindi c'è un certo rapporto, ci siamo conosciute di persona, abbiamo vissuto comunque un'esperienza importante della nostra vita insieme, quindi niente, mi fa piacere fare questi video in collaborazione con lei, poi lei è fantastica, se non la conoscete andate assolutamente a vedere il suo canale perché è veramente fantastica, una persona molto preparata, molto completa, spiega le cose veramente in modo, ve lo dico in ogni video, cioè lei spiega, come spiega le cose lei non le spiega a nessuno, vi sa dire pregi, difetti, inci. Ogni piccola cosa di ogni singolo prodotto, veramente ve la sa dire tutta, tutta. E niente, comunque questo è il secondo appuntamento del video I Love Low Cost, nel quale appunto mensilmente, adesso beh, il mese di settembre è saltato purtroppo per vacanze, impegni vari, ma adesso da ottobre ci siamo prefissate ogni primo del mese, adesso fino a dicembre, uscirà questo video, questa serie mensile, nel quale appunto vi mostreremo i prodotti del mese, ovviamente low cost, che ci sono piaciuti di più. Mettiamola così, insomma. Io in questo video ve ne mostro tre. Allora, il primo è il mascara Reloaded di Essence, che purtroppo quando hanno iniziato a mettere tutti i prodotti in offerta perché sarebbero usciti fuori produzione, io ero in vacanza, perché più o meno verso dai primi di settembre hanno iniziato a mettere i prodotti in offerta anche fine agosto penso. Niente, sono stata in vacanza fino al 5, ho iniziato un po' a ritornare alla vita normale dal 7 più o meno, solo che durante quella settimana sono stata quasi tutta la settimana a casa, ho registrato video, soprattutto per questo progetto importante ho registrato i make-up tutorial, quindi ero molto presa da queste cose e quindi non sono riuscita ad andare in giro. Sono andata, quando c'era il mio ragazzo qua, sono andata quindi verso metà settembre. Sono andata e purtroppo non c'erano più perché volevo fare veramente scorta perché, come tutti sapete, questo mascara è uscito fuori produzione. Non so se lo rifaranno con un altro packaging, io spero di sì perché veramente è uno dei migliori mascara di Essence, assolutamente. È anche uno dei migliori mascara in commercio. Per 3 euro, 3,50 euro di mascara, credetemi, è fantastico, penso lo conosciate tutte, comunque questo assolutamente è quasi finito, infatti è leggerissimo, ma cioè praticamente è quasi finito, non prende più chissà quanto prodotto, ma l'ho utilizzato un sacco nell'ultimo periodo e sapete che lo amo. Poi, secondo prodotto, vi mostro la Lorac Mega Pro, che però non è, probabilmente dite, non mi sembra molto low cost come cosa, ma questa qua in realtà non è la versione originale, è una versione che ho comprato su AliExpress e vi ho fatto il video nel quale vi mostro appunto i prodotti che ho comprato da AliExpress, lo shopping fatto su quel sito e vi lascio il link qua, così potete vedere tutte le cose che ho comprato e anche questa. Questa qua è appunto un'imitazione della Lorac Mega Pro
Ci sono appunto 32 ombretti. Se voi avete quello originale, fatemi sapere se effettivamente è uguale. E la makeup review del quale vi stavo parlando all'inizio video che ho registrato è su questa palette, quindi che appunto caricherò comunque dopo questo video qua, quindi la vedrete presto la makeup review su questa palette. Scusatemi se mi vedete così, ma sono raffreddatissima, cioè oggi mi è venuto. È da una settimana che me la porto dietro, però era abbastanza leggero. Poi ieri sera sono uscita perché Francesca partirà per Londra. Francesca è una delle mie modelle che c'è stata per diversi video come modella per i miei makeup tutorial. Sicuramente ve la ricordate. Comunque, vi lascio il link qua di un video che ho fatto insieme a lei, il video dell'ispirazione tipo anni 90 e cose varie. E partirà per Londra, andrà a vivere a Londra insieme al suo ragazzo. Quindi c'è stata questa cena di, diciamo, addio, ma è più un arrivederci che un addio. E quindi siamo stati fuori, poi è iniziato a piovere, quindi ieri è stata proprio la botta che mi ha dato per prendere bene questo raffreddore. Comunque niente, questo appunto era la palette. Ah, mi sta venendo il dubbio se era $10 o €10, mi sembra 10 euro. Boh, vabbè, comunque o $10 o €10, comunque siamo sugli 8-10 euro per questa palette qua rispetto a, non so, i 50 euro che costa. Adesso non so esattamente quello originale quanto costi. Comunque l'ho inserito tra i prodotti low cost, è fantastica, io ve la straconsiglio. Penso di prendere altre palette su AliExpress, però farò un altro ordine. Penso di prendere altre palette, soprattutto la Lorac Pro 1 e la Lorac Pro 2, la vorrei provare. E niente, non ho avuto anche nessun tipo di problema a utilizzarli come ombretti anche su altre persone, nessun tipo di problema. Quindi niente, questo qua è fantastica, ve la straconsiglio come palette, mi piace un sacco. Anche se non è originale, però scritto. Appunto, gli ombretti secondo me. Ah, vi stavo dicendo che ho fatto la review e quindi lì vedrete anche tutti gli swatch degli ombretti. Lo caricherò prossimamente a questo video. Comunque, vi lascerò poi il link del video appena carico e niente, lì potrete vedere appunto tutti gli swatch e tutto quello che penso su questa palette. E poi, ultimo prodotto per questo video sono le matite di Wycon, queste qua, quelle della linea base col tappo trasparente del quale vi ho parlato fino alla nausea. Di queste matite io ne ho un sacco e se ne sono aggiunte altre dopo la review che ho fatto, perché vi lascio qua il link. Ho fatto anche la makeup review su queste matite con tutte le matite indossate, se ne sono aggiunte altre due o tre, e sono delle matite fantastiche, le ho utilizzate tantissimo e le continuo a utilizzare proprio come rossetti. Infatti ogni volta che ne uso una mi chiedono: ma che bello, che rossetto hai? In realtà è una matita usata come rossetto, perché sapete che amo i rossetti matte e proprio ultimamente, cioè, utilizzo principalmente le matite labbra come rossetto. E queste qua sono veramente fantastiche, sia come durezza morbidezza, perché hanno la giusta consistenza, e sia come durata, ottime, ottime, ottime. Niente, io mando ancora un grandissimo bacio a Giulia, la ringrazio ancora per questa collaborazione insieme. Adesso saremo più precise, quindi il primo di ogni mese uscirà questa collaborazione. Niente, spero comunque di comprare qualcosa in questo mese, così vi farò vedere qualcosa di nuovo, perché so che devono uscire i nuovi prodotti di Essence, la nuova collezione autunnale. Proprio tutti i nuovi packaging e cose varie. Ho già intravisto qualcosa un giorno in un negozio che vendeva Essence, che stavano proprio rifornendo in quel momento. Quindi tra qualche giorno andrò, quando sarà tutto bello preciso, sperando di trovare ancora qualcosa. Ho visto anche i nuovi pennelli, quelli tutti colorati, cioè no, fantastico. Quindi devo assolutamente andare a comprare qualcosa. Niente, io mando un grosso bacio a tutte voi, saluto ancora Giulia per questa collaborazione. Comunque io e lei ci sentiamo su WhatsApp, quindi insomma, io e lei sappiamo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Magari ho anche il rossetto sui denti, giusto? Mi sembrerebbe proprio giusta questa cosa. Ed è lui. Lui è un coniglietto, vabbè, cioè c'è da insieme a me da quasi 2 settimane.